Mori, grazie. Mori. Oh, vi ricordo che capriolizzati non significa fare la capriola, ma diventare un bellissimo capriolo. Ragazzi, questo è Epni e bentornati nel 22esimo episodio di Uncharted 3. Nell'episodio precedente eravamo caduti dall'aereo, eravamo sperduti nel deserto e dovevamo trovare una fottuta via d'uscita per salvarci la vita. Buona visione. Ma dove diavolo andiamo? Io non lo so. Nathan Drake un giorno morirà in mezzo a questa sabbia. Che sta succedendo? No, un video, ok. La notte è calata sul deserto del Sahara. Finalmente la luna ci mostra il percorso da percorrere. Dove sei, Sally? Dov'è Sally? Lontano, sicuramente. Sì. Però è bella questa scena della luna, eh? Con le dune che fanno ombra, ma è diventata notte. Uno schiocco a un altro. Coraggio, Nate. Allora. È Orione. Quindi? Forza maggiore. Quindi? Segui le stelle, dove vai? Comunque può essere distantissimo. Oh, Marina, ciao Marina. Parla della Marina, guarda. Secondo me stavolta, se sorpassiamo questo... Ah no, ok, altro filmato. Bene, mi piace farci interagire mentre siamo immersi nella sabbia più totale. Noi siamo ancora qua. Già. Già. Oh, io bevo, c'ho sete. Cosa sta facendo? Oh! Oh! C'è qualcuno! Chi sta parlando? Ma è Sally, ma è un'illusione sicuramente. Non può essere lui veramente, dai. È un miraggio per forza. Se no verrebbe incontro a salvarmi. Palme! Grazie. Palme! È un coso, non è tipo un miraggio. Non c'è verso. Sì! In mezzo al deserto, no, non c'è verso, ragazzi. È un'illusione perché Sally non c'è già più. Secondo voi mi avrebbe abbandonato qua. Non ci credo mai, non ci credo. Dai, veloce, sbrigati, sei arrivato a destinazione. Forse. Ma quant'è che cammina lui? Almeno un giorno intero. Un giorno intero senza acqua, poi sopravvivi, ma il deserto è tosta, perché... Quali radici si afferrano? Eh? Quali rami crescono su queste rovine di pietra? Non lo so. Aspetta. No! Figlio dell'uomo, non lo puoi dire né immaginare. Quello non è... Perché conosci solo un cumulo di frante immagini. Quello è il pozzo. Là dove batte il sole e l'albero morto non dà riparo. E il grillo non dà ristoro. E l'arida pietra non dà suono d'acqua. Ma che sta dicendo? Riproviamo a prendere l'acqua, va? Merda, sto girando in tondo. È lo stesso pozzo? Merda. No, non può essere lo stesso. Diamine, Nate. Non può essere lo stesso. Stupido. È una follia se ha fatto il giro e è ritornato lì. Poraccio, cavolo. Oh mio Dio. Cosa succede adesso? Questi episodi psichedelici, non li vedevo da Beyond, non li vedevo, ragazzi. Che devo fare? Andare sulle rocce? Soltanto ombra sotto la roccia rossa. Soltanto ombra sotto la roccia rossa? Venite all'ombra della roccia rossa. Ma cosa sta dicendo? E tu sono pazzi, ragazzi, vieni a salvarmi, sono totalmente impazziti tutti qua, eh. Io ve lo dico, chiaro e tondo, questi sono di fuori. Beh, che devo fare? Non mi interessa di sto roccia rossa veramente? Un po' e di ombra. Ero qualcosa di diverso. Dalla Vai. Vostra ombra che al mattino cammina dietro di voi. O dall'ombra che di sera vi si leva incontro. Ma cos'è un documentario? Cos'è sta roba? Vi mostrerò il terrore. In un pugno di polvere. Ok. E che devo fare? È impossibile, ragazzi. Sono totalmente smarrito mentalmente. Bene, tempesta notturna. Ma non eri sotto la roccia rossa, non era giorno. Che è successo ora? Perché in teoria nel deserto fa di notte freddissimo e di giorno caldissimo. Se non ricordo male, no? Voglio solo un po' un goccio d'acqua, mangiare, incontrare Sally. Spiegati. Voglio stendermi. Non puoi stenderti. Eh no, se ti sdrai muori assiderato. Ti congeli. Vai, eccoci. Forse giungiamo a qualcosa. No, decisamente no. E fu così che Nate morì. La serie finì. Questo Natale passò con tristezza. Chi cavolo è?
Non è Sully. Non è Sully, ve l'assicuro. Nate. Non è Sully. Nate. Sully. È un'illusione. Svegliati. Sì, certo. Dai, qua la mano. Ma non ci credo mai. Vai, dagliela. Cosa? Cosa? Ti stavo cercando. No, è un sogno, ragazzi, è un sogno per forza. Ti trovavo. Non so neanche da quanto siamo qui. Credo. Vedi, non c'è veramente. Se lo stavo immaginando ad occhi aperti. Sei punto a capo, non ha fatto niente di nuovo. Ciccio mio. Comunque è assurdo una cosa del genere, cioè. Che cazzo, costruite qualcosa anche nel deserto. Lo so che le città si costruiscono vicino all'acqua, però potrebbero farlo. Cioè, alla fine è un monte di spazio edificabile, se ci pensate. Il clima non è il migliore di tutti, però ci si arrangia in qualche modo. Tu sono arrangiati tutti. Dai! Sally! Forse. Arrivo, Sally. Forse c'è qualcosa veramente stavolta. C'è una carovana, c'è una città, un villaggio! Grazie al cielo! C'è un villaggio. Cos'è sta roba? Vai, corri! Corri lei, Crotomorro! La carovana non si sa come faceva essere lì, ma va bene lo stesso. Quel villaggio mi dà molto l'impressione di essere un'illusione. Cosa succede al terreno? Ho le visioni, sono totalmente fuori di testa anch'io. O il terreno si sta muovendo? Boh, vabbè, facciamo finta di niente, ormai ho perso la speranza totalmente. Ma non eri al villaggio? Ma che caspita è successo? Ero al villaggio. Ti prego, fa che non sia un miraggio. Oh, non sembra un miraggio, però mi sembra un villaggio diroccato. E non è una cosa buona. Sembra uno di quelli che c'è nel deserto su World of Warcraft. Merda. È una città fantasma. Vabbè, te vai comunque a darci un'occhiata, no? Preferisci star qua. Capitolo 19, l'insediamento, eccoci, e il rotolamento. Che cavolo, ringrazia il cielo, almeno c'è qualcosa da tangibile. Prima solo l'aria e tanta sabbia. Non si lamenta sempre, cavolo, sempre. Bene, controlliamo. Dai, su. Non so come faccia avere ancora energie lui, però, ok. Ci accontentiamo di questo per adesso. Si passa qua? Sì, vai, io entro. Io entro in qualche modo, scavalcherò, eh. Sì, da qui si sale. Perfetto, ovviamente lasciano i passaggi per lui, tutti i villaggi, tutte le strade. Ok, come al solito la classica regola che se Nathan non si fa male, questo non è un episodio di Uncharted. Vale ancora, e vale sempre. Sicuramente da qualche parte qua ci saranno dei tesori, ma grazie a Dio, io non sono un cercatore di tesori. Okay. Grazie a Dio, un pozzo? Dove? Ok, non so se era l'idea giusta. Ok, forse sì. Bene, dai, un pozzo vuoto, non è meglio di niente, però è sempre un pozzo, alla fin fine. C'è un goccio d'acqua! Eccoci. Non ci credo. Boia. Oh, merda. Imbevibile. Vabbè, meglio di niente, dai. Devi berla, se no muori. No, non la vuol bere, mi sa. Imbevibile? Da qua non si può uscire? Ciao, cos'è qualcosa lassù? Boh, non lo so. Allora, l'acqua lì è imbevibile, quindi ora o torniamo. Forse dobbiamo tornare su da qua. Sì, okay, sì, sì, sì. Mi ero accorto bene. Probabilmente adesso siamo all'interno del villaggio. Abbiamo scavalcato quel pezzettino e siamo dentro. Dovrebbe essere già qualcosa. Salve. C'è nessuno qua. No, sono venuto a ritirare la mia cassetta d'acqua. Levissima, altissima, purissima, desertissima. Qualcosa di utile, dici? Sinceramente dubito. Che ti abbiano lasciato qualcosa. Poi c'è una porta. Boom. Potevi anche non. No, cazzo. È Drake. Ma che cazzo? Spiegatemi cosa ci fanno questi qui nel villaggio. Prendi il fucile. No, il fucile ce l'avevo. Ce l'ho sempre. Ce l'ho sempre avuto il fucile. Vi ricordate? L'avevo imbracciato nel. Nel coso, nel deserto l'avevo imbracciato il fucile. No, no, non mi stanno mentendo, ce l'avevo. Ma a cagare, vaffanculo. Che cavolo. Questa è una insonnia bella e buona, io il fucile ce l'avevo. Schifosi. Mazzalo. Rubagli il fucile appena puoi. Vai, capriola indietro. Bene. Allora, dobbiamo ammazzare quello là sopra. E uno morto. Oh, che cazzo, c'è uno qua vicino. No, 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 no! Muoio sicuramente. Se mi sparano ora muoio. Un colpo e muoio, guarda. Bene, meno male ci ha fatto la cosa.
l'animazione, che almeno non mi ha fatto morire. No, ancora quelli lì col... Madonna, ma è sempre pieno. Ma questi cosa ci fanno in questo villaggio? Me lo spiegate? Questo fucile sembra molto buono. Porca miseria. Oh! Capriolizzati. Muori, grazie. Oh, vi ricordo che capriolizzati non significa fare la capriola, ma diventare un bellissimo capriolo. Capriolizzamento in time. Ok, ho finito i colpi. Ecco qua. Tiragli la granata lì. Pezzo di merda. Ora mi avete detto voi il fucile a pompa per ammazzarlo meglio, lo stronzo. Woohoo! Bomba M9. Let's go. Let's go, step. L'abbiamo fatta, prendi le munizioni. Dove si passa adesso? Allora, uccidere o uccisi? Andate a cercare bene. Tutti, non proprio tutti, non proprio tutti. Ma quanti cazzo siete? Ma non c'avete niente da fare. Comunque sì, probabilmente è vero. Stavano cercando l'aereo. No, non morire, non morire, non morire. Vai. Ok, mi sento più tranquillo adesso. C'è ancora gente. Basta. Oh, è mortale. Chi sei? L'incredibile Hulk. Andiamo. Granata. Ma che cazzo? Ma quanto corre? Quanto corre? No, non è possibile correre così tanto col fucile a pompa in mano poi. No, preferisco questo. Grazie. Ora stiamo esagerando. Lo so. Sto sbagliando, infatti devo stare più calmo. Prendi un po' di vita. Chi spara lui? Questa faccia spara a caso. Bravo. Aspetta però. A questo punto prendo il fucile a pompa, no? Visto che ho finito i colpi dell'altro. Non viene. 10 colpi non saranno tantissimi, però ci accontentiamo. Bene. Ehi là! Chi spara questo? Sì, alla colonna! E che sei? Un ingegnere? Madonna, c'ho il fucile a pompa. Preso in pieno in testa. Bene. Bloccato qua giù. Non sei bloccato, tranquillo, devi solo risalire. E adesso troviamo anche il modo. Non ti preoccupare. Di qua no. Qui mi sembra chiuso. Dove diavolo si arrampia? Ci arriva là sopra, secondo voi? Ovviamente no. Prendi l'arma, va. L'M9 di nuovo, mi piace. Da lì ce la fai a saltare sopra? No, eh. Bene, ragazzi, come facciamo a uscire di qua? Questa è una bella domanda. Questa è una domanda da 10 milioni di dollari. Potrei salire... Forse devo sparare a quella colonnina e farla cadere. Proviamo. Magari sì. No. Oh, l'ho rotta tutta, cavolo. Andiamo. Niente. Eppure secondo me era così. Fermi tutti perché non voglio sparare le munizioni. Vai, davvero. Ok. Avete visto? Ha funzionato, sì. Cavolo. Un fucile a pompa spari a un pezzettino di sassi e sono appesi per miracolo. Modo per uscire? Dubito, sinceramente. Però, con calma magari troviamo qualcosa. Poi... Oddio. Oh! Che bo! No, dai! Mi prendi per il culo! Ma che cavoli, ragazzi, no! Ma questa non ve la taglio, ve la lascio, eh. Per farvi vedere quanto questo gioco è maledetto. E cosa fai? Prendi l'arma. E stavolta risaliamo subito. Andiamo, non volete dirmi che questa è una stronzata, una stupidaggine. Cioè, mentre salgo, quello lì mi spara da dietro, non c'ho appigli per scendere e muoio immediatamente. Cos'è? Che cavolo è? Buttate lì. Oddio. Guarda! Stavo per morire di nuovo. Che giramento di Oh! No. Non ti far prendere. Vabbè, via, cecchinato in testa, dritto in tua porta. Ora stiamo esagerando. Già la seconda volta lo dice, stanno esagerando. Granata, thank you. Ricarica. Ne siamo. Basta. Senz'altro loro mirano meglio di altri, eh. Oh, quello corazza, mi mancava il mio amico corazza. Stavo sentendo quasi la tua mancanza. Ho detto, ma dov'è finito? Voglio che mi spari un po' di colpi addosso. Ah, oddio, ma c'era un buco lì. Cioè, stavo per cadere di sotto e non mi sono reso conto. Male, molto male, si perdono. Non è morto. Guarda, lui è un buco, vado. È un rusher. Muori, grazie. Porca miseria, ladra. Finalmente. Ho sperato 600.000 colpi, sono morto 6 volte. Però ce l'abbiamo fatta. Let's go on. Dov'è che andremo a finire? Questo... Che succede? Si è bloccato? Nathan? Ah, ecco, dovevo girare. No, non mi tornava.
Dove stiamo andando a finire? Non so se è il punto giusto dove andare, Nathan. Stai facendo un qualcosa di abbastanza pericoloso. Ah, ragazzi, anche questo 22esimo episodio è terminato. Siamo riusciti a raggiungere un fottuto villaggio pieno di nemici. Ma vi pareva? Era ovvio, l'acqua non l'abbiamo trovata, che quel pozzo faceva schifo. Probabilmente moriremo a breve. Perché dico questo? Perché non abbiamo energie. E in realtà nella vita reale non muore, non sei energia. E ragazzi, spero vivamente che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio di averlo visto fino a questo punto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Da Step è tutto. Pudu!